Dal Vangelo di Luca. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: «Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro». Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima ad esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. Sorelle e fratelli carissimi, domenica scorsa abbiamo lasciato Gesù invitato a un pranzo da un capo dei farisei, Simone, nella sua casa. Lì Gesù aveva compiuto un miracolo, guarendo un idropico, e questo, come al solito, aveva scandalizzato i ben pensanti, tanto che Gesù aveva dovuto dire: «Ma se voi dovete recuperare l'asino o il bue che vi cade in un pozzo, in giorno di sabato lo fate, perché io non posso fare del bene guarendo quest'uomo?» E poi Gesù aveva detto delle cose molto importanti e significative, sia riguardo agli invitati al banchetto, sia riguardo a colui che invita le persone al banchetto. Agli invitati aveva detto: «Non scegliete il primo posto e nemmeno il penultimo, scegliete l'ultimo posto. È il posto di Gesù, è il posto di Dio, è il posto di chi ama, è il posto di chi serve». E quindi aveva detto a colui che invita: «Non invitare i tuoi fratelli, i ricchi vicini, quelli che ti possono contraccambiare. Questo lo fanno anche i pagani, anche coloro che non credono. Tu invita i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi, e in questo modo riceverai in contraccambio il dono di Dio, l'essere considerato figlio dell'Altissimo, il regalo più bello, il regalo più grande». Finisce questo pranzo e Gesù ricomincia il suo percorso verso Gerusalemme. Dopo tutte le controversie, dopo tutte le cose che Gesù aveva detto e fatto, ci saremmo aspettati che dietro di lui ci fossero poche persone. Invece il Vangelo di oggi ci dice che molte folle, tantissima gente, andava con lui. Questo ci sorprende, ma solo fino a un certo punto. Infatti l'Evangelista Luca non dice che quelle folle, quelle persone seguivano Gesù. Nel Vangelo di Luca seguire è il verbo del discepolo, seguire è il verbo di colui che ha compreso il progetto di Gesù, che lo ha accolto nel cuore e lo vuole realizzare nella vita. Luca invece ci dice che queste persone andavano da lui, erano rimaste affascinate dalle sue parole, erano rimaste colpite dal suo carisma, erano rimasti soprattutto colpiti dai segni prodigiosi che Gesù faceva. Andavano da Gesù per mille motivi, probabilmente non tutti confessabili, non tutti rispondenti alla volontà di Dio. Però il fatto che andassero da Gesù è una cosa bella, è una cosa buona. Del resto, anche gli apostoli all'inizio del loro percorso non avevano ben compreso cosa significasse essere discepoli di Gesù.
L'andare dietro a Gesù può essere il primo gradino di un percorso che ci fa diventare discepoli, che ci fa diventare figli, che ci fa accogliere il disegno d'amore e di salvezza e di vita che Gesù è venuto a proporci. Ed ecco allora che Gesù si volta, vuole guardare in faccia quelle persone che gli vanno dietro. E come si voltò quel giorno, oggi in modo simbolico, Gesù si volta anche verso di me e verso di voi, cari fratelli e care sorelle, per guardarci in faccia e dirci: ma perché mi segui? Perché vieni dietro di me? Hai capito bene qual è la mia proposta? O sono altri i motivi che ti hanno spinto? E perché il nostro andar dietro a Gesù non sia figlio di un entusiasmo momentaneo, di un innamoramento di un giorno, perché noi effettivamente potessimo capire cosa il Signore ci chiede, Gesù parla e fa tre proposte, dice tre cose importantissime, fondamentali. La prima: se tu vuoi seguirmi, se tu vuoi venire dietro di me, devi amare me più di qualunque altra cosa nella vita. Non solo più dei beni, non solo più delle cose, ma addirittura più delle persone. Devi amare me più di tuo padre, più di tua madre, più di tua moglie, più di tuo marito, più di tuoi figli, più dei tuoi fratelli e sorelle, più dei tuoi amici. Se provassimo a mettere il nome del nostro papà o della nostra mamma, del nostro sposo o della nostra sposa, dei nostri figli o dei nostri amici, lì dove Gesù parla in modo generale di padri, madri, fratelli, mogli, mariti, figli, forse rimarremmo ancora un po' più colpiti. Gesù non è geloso dei nostri affetti, Gesù non è rivale in amore dei nostri affetti. Vuole dirci soltanto che a Lui spetta il primo posto. Dando il primo posto a Lui, tutti gli altri affetti, verso le persone, verso le cose, anche verso noi stessi, troveranno il posto giusto. Gesù mette ordine nella nostra vita, mette in ordine i valori fondamentali della nostra esistenza. Se noi accogliamo Lui al primo posto, la nostra vita non sarà fatta più di buoni propositi, ma sarà fatta di scelte libere, responsabili, consapevoli, in cui apriremo la nostra vita a Lui e apriremo la nostra vita ai fratelli, che ameremo e serviremo come ha fatto Gesù nei nostri confronti. La seconda proposta che Gesù fa, il secondo punto che Gesù chiarisce è: ognuno che viene dietro di me deve prendere la propria croce ogni giorno e seguirmi. Quando noi pensiamo alla croce, pensiamo al dolore, alle sofferenze, alle disgrazie che ci capitano. La croce, nel linguaggio di Gesù, è tutt'altro. La croce, nel linguaggio di Gesù, è la follia dell'amore. È la scelta di amare fino in fondo, anche a costo di rimetterci la vita. Questa è la croce che noi dobbiamo prendere. Dobbiamo fare dell'amore il comandamento fondamentale della nostra vita. Dobbiamo fare del servizio la regola fondamentale, la regola d'oro della nostra esistenza. Se noi sappiamo accogliere questo, allora possiamo andare dietro a Gesù, senza tentennamenti, senza iniziare il percorso e poi tirarci indietro. Ma c'è un terzo punto, c'è una terza cosa che Gesù ci propone e sembra ancora più importante delle altre, o forse semplicemente più difficile da essere messa in pratica se Gesù la fa precedere da due piccolissime parabole. La prima: la costruzione di una torre, e questo è il motivo che ci vede qui ai piedi delle torri montanare nella città di Lanciano, all'ingresso della zona di Civitanova, torri che furono costruite nel X secolo dai Normanni e dagli Aragonesi e che si chiamano montanare proprio perché proteggevano la città dalla parte
dei monti, dalla parte della Maiella, in modo particolare dalla parte del Gran Sasso. Queste torri quindi hanno più di 1000 anni, ma sono ugualmente soggette al tempo. Se uno le venisse a visitare, vedrebbe in esse qualche piccola crepa, qualche piccolo cedimento, perché le cose che costruisce l'uomo, per quanto grandiose, per quanto forti, sono soggette all'usura del tempo. E allora è come se Gesù ci volesse dire: nel costruire la torre della tua vita, chi è l'ingegnere che ti guida? Chi è l'architetto che ha fatto il progetto? Sei sicuro di star costruendo la torre nel modo giusto? Nell'antichità le torri venivano costruite o per onorare coloro che avevano vinto le battaglie, i famosi condottieri, gli imperatori che avevano sconfitto i nemici, o per dimostrare la propria potenza, la propria ricchezza. Al tempo di Gesù, Erode il Grande, nella città di Gerusalemme, aveva fatto costruire 3 torri e poi si era fatta costruire anche una tomba a forma di torre, alta 25 metri, come un palazzo di 8 piani. E per questo voleva dire a tutti: io sono diverso, io sono il re, io ho la gloria, io comando, io ho il potere, io ho la ricchezza. Naturalmente Erode è passato, delle sue torri resta qualcosa, ma tutto quello che lui sperava non c'è più. Lo dice anche il Salmo 49, quando un uomo muore, con sé non porta nulla. Tutto quello che ha costruito, tutto quello che ha fatto, non lo segue nella tomba. Le torri umane, quelle materiali, ma anche quelle simboliche, sono soggette all'usura del tempo, ed è il tempo che ne determina l'importanza e il valore. Gesù ci dice: la torre che io vi invito a costruire per dare gloria al vostro nome, una gloria che ci sarà per sempre, è una gloria diversa da quella degli uomini, è una torre diversa da quella degli uomini, non per essere i primi, ma per essere gli ultimi, non per essere coloro che comandano, ma coloro che servono. Se vogliamo una torre a più basso prezzo, se non vogliamo mettere sul banco, sulla bilancia, tutti i nostri beni, come dice il Vangelo, dobbiamo scegliere altro, ma dobbiamo sapere che tutto ciò che scegliamo di altro poi finisce. Ricorderete l'episodio della Torre di Babele, una torre che sfiorava il cielo, una torre che gli uomini avevano costruito per darsi un nome in mezzo alle genti. Non ce n'è più traccia. E coloro che hanno costruito le loro torri, la loro gloria nel mondo dello sport, non esistono più. Coloro che erano famosi fino a ieri, oggi cominciano ad essere dimenticati. E coloro che costruiscono la loro gloria nel campo dell'impresa, diventando grandi manager, dirigenti di banche, coloro davanti ai quali tutti scattano e dicono ubbidisco, quando vanno in pensione non hanno più alcun potere, non sono più cercati da nessuno, non sono più rispettati da nessuno. E coloro che hanno accumulato ricchezze comprando macchine da migliaia di dollari o di euro, coloro che hanno costruito palazzi, che hanno comprato yacht, hanno fatto ville fantastiche, dopo un po' non vedranno più nulla. Tutte quelle cose saranno di altri. Gesù ci dice: costruisci una torre che dura per sempre. Abbi gloria come l'ho avuta io, accettando di salire sulla croce, che è il dono totale della vita, che è il massimo dell'amore, che è la follia dell'amore. Sappi metterti al servizio e allora la tua gloria sarà imperitura, sarà eterna, e in questo modo vincerai la guerra con te stesso, perché non sarai egoista, superbo, orgoglioso. Vincerai la guerra con gli altri, perché non avrai più nemici,
ma soltanto amici, fratelli, sorelle, con i quali condividere il percorso verso la gloria dell'amore, verso Gerusalemme, verso il dono di sé. Questo è ciò che il Signore oggi ci propone. Accogliamolo e viviamolo, e saremo felici per sempre.